Seconda sezione dell'andante di Mozart dalla sonata 545, parte della mano sinistra. In questa seconda sezione, come abbiamo già visto anche per la mano destra, la mano sinistra ha 16 battute e queste 16 battute sono divise in due gruppi, 8 più 8. Il secondo gruppo è esattamente identico al secondo gruppo che avevamo studiato e affrontato nella prima sezione. Quindi, in realtà, la parte nuova da imparare è composta da soltanto 8 battute, perché le 8 successive le abbiamo già imparate studiando la prima sezione. Il modo di accompagnare della mano sinistra è lo stesso che abbiamo già visto nella prima sezione, con questa alternanza di note che si chiama, nel linguaggio musicale, basso Albertino. All'inizio non ci sono grosse difficoltà. A un certo punto, dopo le prime tre battute, la mano inizia a muoversi un po' per volta, un po' gradatamente, si sposta verso sinistra e poi ritorna nella sua posizione. E ci sono alcune battute dove tutte le quartine, cioè i gruppi di quattro note, sono diverse l'una dall'altra. E il sistema per affrontare questa difficoltà è quella di muovere la mano in maniera leggera, ma comunque continua, un po' come se camminasse sui tasti, in maniera da fare in modo che le dita siano già pronte per suonare le note che arriveranno subito, subito dopo. Queste sono le prime 8 battute, da qui riparte una sequenza, diciamo, che abbiamo già imparato e abbiamo già studiato nella prima sezione. Eccetera, eccetera, questa l'abbiamo già fatta. Quindi la parte un po' più complessa è proprio questa dello spostamento, e inizia dalla quarta battuta di questo gruppo. Ecco, un movimento leggero ma graduale e le dita si muovono camminando sui tasti. Quando io devo suonare una nota, faccio in modo che le mie dita siano già pronte per suonarla senza aspettare l'ultimo istante, in maniera che il movimento sia graduale e senza scatti improvvisi. Un'unica piccola cosa, qualche volta c'è la tendenza a far durare un po' troppo la prima nota di ogni quartina, che in realtà non è più lunga delle altre, non deve sovrapporsi alle altre note. Mi spiego, non dobbiamo suonare così, tenendo fermo questo tasto premuto. In realtà la prima nota della quartina ha una durata minima, un sedicesimo, come tutte le altre note che seguono. Appena arriva la nota successiva, la nota che stiamo suonando si lascia. Quindi è da evitare, perché a volte, così, sovrappensiero può succedere, questo tipo di esecuzione, con la nota che rimane più a lungo di quanto dovrebbe. Non è scritto così, Mozart non l'ha pensato in questo modo. Mozart ha pensato delle note tutte uguali, unite, ma nessuna sovrapposta all'altra.